Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Caccia al Latitante. Oggi parliamo di Michele Antonio Varano, classe 1951, nato a Centrache, provincia di Catanzaro. Quella di Varano è una delle storie più complicate che andiamo a raccontare. Vive attualmente a Lugano, più precisamente a Gandria, uno dei luoghi più belli della Svizzera. Su Varano pesano molte accuse. Ed è stato protagonista di diversi procedimenti giudiziari. È latitante dal 2000, poiché è ricercato per associazione mafiosa e contrabbando. La sua vita, infatti, pare essere stata dedicata interamente, secondo le accuse, al contrabbando di sigarette. L'inchiesta principale parte a Bari. Il sostituto procuratore della Direzione Investigativa Antimafia, Giuseppe Scalsi, comincia a ricostruire il funzionamento del complesso sistema criminale che portava al contrabbando delle bionde. Le ricostruzioni disegnano una struttura molto ben organizzata e collusa con ambienti politici. Infatti, il contrabbando di sigarette avveniva tra il Montenegro e la Puglia. Successivamente, le sigarette venivano smerciate in tutta Europa. Dal 1994 al 1999, una struttura commerciale regolava i rapporti tra quelli che sono stati definiti i corsari del tabacco ed i governanti montenegrini. Le casse di sigarette partivano dai porti del Montenegro e per farlo era necessario versare dai 55 ai 70 dollari a cassa proprio alle autorità locali, una vera e propria tassa della Repubblica del Montenegro. Teniamo in considerazione che il numero delle casse trasportate tra il Montenegro e la Puglia poteva arrivare anche al numero di 100.000 unità al mese, un giro d'affari miliardario. Il titolare di queste concessioni era Franco Della Torre, uno svizzero indicato come uno degli uomini chiave del contrabbando di sigarette. Il provente di questo immenso giro d'affari era tutto esportato in Svizzera. Il Della Torre decide di dar vita alle quattro sorelle, ovvero quattro subconcessioni per il contrabbando delle sigarette. Una delle concessioni viene data proprio a Michele Varano, oltre a lui altri tre personaggi. Questo quartetto però pare non essere stato solo sotto il controllo di Della Torre. Se queste sono inchieste del 2000-2001, nel 2009 la più imponente inchiesta svizzera sulla criminalità organizzata ha portato sul banco degli imputati proprio gli stessi personaggi e proprio sull'onda del contrabbando delle sigarette. Questa volta però la concessione era data dalla Camorra, in particolare dal clan Giuliano, il clan detentore di questo genere di contrabbando. Il collaboratore di giustizia Pasquale Avagliano ha citato proprio i nomi dei quattro personaggi detti prima, fra cui il nostro Michele Varano, detto il Calabrese. In questa inchiesta era accusato di riciclaggio per oltre 1 miliardo di franchi, proveniente dal mercato del contrabbando. Da questa accusa, però, verrà assolto dalla procura di Bellinzona. Altra vicenda che lo vede protagonista è una condanna a un anno di reclusione e 2.000 euro di multa per ricettazione falso ideologico e materiale. Nel 2007 era stato fermato dalla polizia di Lugano con i documenti che riportavano sì la sua foto, ma i dati anagrafici di un cugino che aveva denunciato lo smarrimento della carta d'identità. Secondo gli inquirenti, i documenti gli servivano per entrare in Italia proprio per lo status di latitante in cui si trova. E ancora nel 2010 la procura di Ancona ne ha chiesto l'estradizione per associazione delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Su questa vicenda però c'è molta confusione. Nel 2009 era già stato arrestato dalle autorità elvetiche nell'ambito della medesima inchiesta, ma è tornato poi in libertà provvisoria. Ma l'ordine di custodia della procura di Ancona è diventato esecutivo anche dalla Corte di Cassazione. Eppure le autorità elvetiche sostengono che l'inchiesta è conclusa, nessuno è stato arrestato e non vi sono infrazioni compiute nel loro territorio. E anche la seconda puntata è finita. Noi ci vediamo la settimana prossima con una nuova puntata di Caccia al Latitante, perché la caccia ai latitanti si fa anche così.